Bentornati al Fisbio Show, puntata dedicata al numero 3418 di Topolino. Ed eccoci qua nuovamente, nuovo numero, nuova settimana per l'appuntamento fisso del sabato mattina del The Fisbio Show. Numero che vede una copertina con l'effetto fluo, verde fluo, molto molto graziosa, bella, rilassante, che ho già avuto modo di esprimere il mio apprezzamento nella puntata della settimana scorsa guardando l'anteprima, ma vista dal vivo è molto ma molto bella. Peccato che non l'ho acquistata per una serie di motivi che mi costringono a non andare in edicola per, diciamo, non incasinare ancora di più la mia libreria, che deve essere ancora riempita, come ben vedete, e sto cercando di dilazionare l'acquisto dei vari fumetti e soprattutto del topo sfruttando l'abbonamento digitale del mio tablet. Però Francesco D'Ippolito ai disegni, Andrea Cagol ai colori hanno realizzato un bellissimo disegno, una bellissima cover, forse una delle più belle di questo 2021. In apertura sempre i due trailer dedicati a The Bumpers, la band che presto partirà per il tour del Carisota a partire dal 9 giugno, così come il nuovo torneo del Carisota con protagonista qui, di cui ci parla nell'editoriale di questo numero il direttore Bertani. Storia scritta da Marco Nucci con i disegni in questo caso di Stefano Intini. Si tratta di una prosecuzione del torneo delle 100 porte che abbiamo visto l'anno scorso proprio nel periodo di giugno, fatto apposta per andare in parallelo con gli europei di calcio che poi non si sono svolti, sono stati rinviati a quest'anno. Torna Marco Nucci ai testi per proseguire l'avventura calcistica che tanto ci è piaciuta lo scorso anno. E proprio grazie a questo gradimento di noi lettori, il direttore ha voluto bissare questa tipologia di storia a puntate dedicata al mondo del calcio, ma ben sappiamo che non è incentrata completamente nel mondo del pallone, ma c'è tanto altro intorno che fa da contorno, da raccordo, e che ha permesso anche a quelli più resti che mal digeriscono il pallone ad apprezzarla e volergli bene, sia Donato Soffretti, che aveva realizzato un lavoro superlativo, ma lo stesso Marco Nucci, bravo uomo. E quindi appuntamento al 9 giugno per la partenza di questo torneo, ma anche del tour de The Bumpers. Vedremo quale delle due saghe ci piacerà di più, siamo molto curiosi, siamo pronti per partire anche noi. Ma passiamo alle storie di questo numero, iniziamo con l'ultimo episodio, il terzo, di Zio Paperone e la 24 ore di Paperopoli. Ci siamo lasciati con il fiato sospeso perché Alessandro Sisti aveva fatto sparire tutti i concorrenti in pista che concorrevano a vincere la 24 ore di Paperopoli su una nuova tangenziale di Paperopoli proprio. Ma c'è subito una cosa che mi ha fatto storcere il naso perché, diciamo, ha rovinato un po' l'effetto sorpresa per i lettori più distratti. Come ben sapete, all'inizio di ogni storia, la pagina precedente fa una sorta di riassuntino di quello che andremo a leggere nelle pagine successive. Peccato che viene mostrato un personaggio che fino a quel momento non era mai apparso nelle due puntate precedenti della storia, e questo ha rovinato l'effetto sorpresa. E quindi io parlo a coloro che si occupano della realizzazione di queste mini anteprime di fare un po' più di attenzione, perché questa è una grossa disattenzione proprio per i fini della storia stessa. Sisti ce l'ha messa tutta per nascondere fino ad un certo punto la presenza di questo personaggio, perché perché sotto sotto ci aveva dato qualche indizio, perché è stato proprio Pico De Papris ad accorgersi fin da subito che sotto sotto qualcosa non andava, ma senza effettivamente rendersene conto. Perché a pagina 55 della seconda puntata, quando parla con il suo copilota, ha udito un gracchiare nei dintorni ed era proprio Corvacci, il pilota di Rokerdak, definendo questo gracchiare tipico del Corvus Partenopensis. E quindi fate 2 più 2, Corvo, Partenopensis, Partenopeo, e già qualcosa inizierete a capire, anche perché non spiaccica nemmeno una parola, continua a fare cra 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 anche quando Rokerdak gli chiede le cose, stessa cosa quando capita con Laschi, perciò qualcosa non andava. Quindi effetto sorpresa rovinato,
mi direte voi qua nei commenti, vi aspetto per capire se anche voi siete caduti in questo tranello della pagina di Anteprima, che ormai è noto, è arcinoto, che spoilera diverse storie, vignette particolari, quindi facciamo un po' più di attenzione, ma eliminiamola anche, perché ormai io la zompo a prescindere, altrimenti la frittata è fatta, come in questo caso. Storia che purtroppo si conclude come era immaginabile. L'ho trovata un po' poco forse nelle corde di Alessandro Sisti, perché lui ci ha ben abituato ad altre storie, ad altro tipo di storie, ad altri personaggi da utilizzare, perché tutti conosciamo il passato e la carriera, il portfolio di questo grande autore, e quindi non è che mi abbia così coinvolto questa 24 ore. Lo so che era dovuta anche all'abbinamento col gioco da tavola, che sta avendo un successo incredibile. Io non l'ho preso, ma sarò uno dei pochi. Però la storia di per sé mi aveva incuriosito al termine del secondo episodio, però il terzo è stato molto molto prevedibile. Ho apprezzato, come nei precedenti episodi, i disegni di Mario Ferracina, molto adatto a questa tipologia di storia, e anche molto bravo nel saper disegnare in velocità i movimenti, tutte queste cose che sono successe sulla pista di gara, automobili, tanti nuovi personaggi. Poi Red Duncan, che praticamente non è servito a nulla in quest'ultimo episodio, altro piccolo particolare che ci tenevo a far notare. E quindi, peccato, era un'opportunità per magari fare qualcosa in più, ma poi anche l'effetto sorpresa rovinato così all'inizio non ha aiutato di certo. Torna Mini Pret-a-Porter, come anticipato, due puntate, o meglio, storia suddivisa in due parti, entrambe presenti in questo numero. Splendide in piscina è il titolo, sempre Valentina Camerini ai testi e Marco Mazzarello ai disegni. Con grandissima sorpresa, non ci credevo nemmeno io, ma la storia non mi è dispiaciuta affatto, anzi l'ho trovata interessante, ecco, aveva un senso, aveva un perché di esistere in questo caso, e forse fossero state così anche le precedenti, avrei avuto modo di parlarne bene e apprezzarle come ho apprezzato questa storia. In primis perché lunga, quindi sono due parti non incredibilmente lunghe, ma erano due parti dove sono avvenute diverse cose, c'era da risolvere una sorta di mistero. E poi già nell'episodio precedente avevamo visto Betty, la socia amica di Minnie della boutique, a comportarsi in modo un po' strano, misterioso, si isolava, era sempre al telefono, distratta, disattenta, e le cose continuavano ad andare male per la boutique, o meglio andare molto lentamente, non si riuscivano a concludere diverse trattative, per di più quando personaggi dello spettacolo o comunque molto noti a Topolinia si interessano ai capi d'abbigliamento della boutique. Ma la trama in questo caso è coinvolgente, Minnie è protagonista, Minnie fa qualcosa di diverso oltre che a disegnare o cucire, rammendare abiti o far finta di cercare di risolvere le cose o tirare fuori i dollaroni per comprarsi un locale più grande, ma questo è un discorso della settimana scorsa, lasciamo perdere. In questo caso prende in mano la situazione e cerca di risolvere il tutto aiutando la sua amica Betty insieme a Priscilla. E il resto viene da sé, la conclusione è che ci troviamo dinanzi alla storia migliore di questa miniserie di Mini Pret-a-Porter. Sono contento perché a me fa piacere parlare bene delle cose, ma quando non c'è l'occasione, quando non c'è la storia adatta, mi è molto ma molto difficile. Continuo sempre a mal digerire un po' i disegni di Mazzarello, non nelle mie corde, lo sapete. Chissà come sarebbe stato il risultato con i disegni di Giada Perissinotto, che tanto ci erano piaciuti nel primo episodio proprio di Mini Pret-a-Porter, uscito parecchio tempo fa. Ma vabbè, chissà se questa miniserie proseguirà, non ci sono notizie in merito a riguardo, vedremo, valuteranno, non lo so. Ma per ora farei passare un po' di tempo. Che ne dite? Quarto episodio del Viaggio del Dono d'Argento, Gabriele Panini testi e Alessandro Gottardo ai disegni. Tappa nella giungla, ora il nostro pacchetto contenente questo Dono d'Argento di Paperone finisce in mezzo alla giungla, dove
perversa tra un alieno e l'altro, Indiana Pips. Episodio molto molto breve come i precedenti, forse quello venuto meno bene dei tre precedenti, ecco. Una serie di inseguimenti per recuperare questa moneta tra una scimmia indiana. Fatto sta che questa moneta poi finisce in un altro posto. E il tutto proseguirà nel prossimo episodio, sul prossimo numero. Ed eccoci a Rocarda, che è lo scontento miliardario, Pier Giuseppe Giunta ai testi, Lucio Leoni ai disegni. Ritroviamo con piacere il buon Lucio Leoni, che saluto, è stato mio ospite l'anno passato per il Defisbio Show Live. Se avete piacere di recuperare la nostra chiacchierata a 360 gradi con Lucio, è disponibile sul canale, la metterò qui in descrizione nel link, magari passo di sovraimpressione. Comunque andate a recuperarvela, molto interessante, molto disponibile, molto simpatico il buon Lucio, e lo rivediamo, lo rivedo soprattutto io con piacere sulle pagine del topo. Disegni molto molto energici, frizzanti, che dimostrano quanto sia bravo questo autore e che comunque mantiene un po' delle sue caratteristiche anche del passato e che lo contraddistinguono dagli altri suoi colleghi che ancora zoppicano qua e là cercando di trovare il loro stile personale. E proprio per questo ho apprezzato dall'inizio alla fine ogni singola tavola di questa storia disegnata dal buon Lucio, ma devo essere sincero, anche la trama, il soggetto, la sceneggiatura non sono affatto male. Giuseppe Giunta ha alti e bassi. In questo caso è una storia che, devo dire, mi ha sorpreso, mi ha stupito. Mi aspettavo qualcosa di molto scialbo che passasse in secondo piano, quasi inosservato, ma è riuscito ad estrapolare un qualcosa che non si era ancora visto in quel modo sulle pagine del topo. Con Rocker Duck soprattutto, Paperone molte volte sì, ma in questo caso Rocker Duck ci ha dimostrato che pur essendo un vincente, pur riuscendo ad essere più bravo di Paperone, ad un certo punto gli stimoli vengono a mancare, a tal punto da prendere una decisione drastica, quella di abbandonare il club dei miliardari. Non vi svelo altro, vi lascio la curiosità se non avete ancora letto questa storia, però per chi l'ha letta, io penso che queste storie aiutano a diversificare tutto quello che normalmente leggiamo, andiamo a leggere sulle pagine del settimanale. Perché qui vediamo proprio l'autore che cerca di trovare un qualcosa che ancora il lettore, ma anche lo stesso autore, non ha visto una storia con i paperi o con i topi. In questo caso era complicato, perché sono inflazionatissime le storie tra Rocker Duck e Paperone, la loro rivalità è vecchia come il cucco, accadono sempre le stesse cose, litigano, si sfidano, vince sempre Paperone, Rocker Duck si mangia la bombetta. Però poi anche l'epilogo è simile ai precedenti. Tutto quello che avviene prima ha un'idea particolare, è stato cercato proprio il pelo nell'uovo, mettiamolo anche così, e il risultato è stato godibile. Ma resta il fatto che questo tipo di storie sono quelle che cerco, non dico ogni settimana, ma spesso e volentieri. In chiusura, Paperino alla locanda del quadrifoglio, Carlo Panaro ai testi, Valerio Held ai disegni. Proseguono le storie di Carlo Panaro con protagonista Paperino. Sta cercando di dare un senso di esistere al nipote di Paperone con delle storie dove lo vedono protagonista, ma anche con un ruolo positivo, che non sono scontate, nel senso che non vedono Paperino sfigato, combina guai, che viene sempre preso a pedate, a bastonate, deriso da suo zio. Anzi, gli viene affidato un incarico di responsabilità, quello di essere, diciamo, il custode, il guardiano, il tra virgolette proprietario di questa locanda che Paperone si è aggiudicato. E per ovviare a vari problemi che potrebbero scaturire dalla cattiva sorte del nipote, gli ha affiancato il cugino Gastone. E questo porterà ad una serie di avvenimenti, avvicendamenti che ci mostreranno un Paperino in una forma, figura, un ruolo diverso da, dal
dal solito, cosa che però abbiamo visto nelle altre storie abbastanza recenti di Carlo Panaro, che sta cercando, ha una sua missione, evidentemente, quello di dare verità a Paperino, evidentemente, di dimostrare che Paperino può essere un altro personaggio in alcune situazioni, attenzione, ma se dietro c'è sempre un'idea, un senso logico, uno studio completo del personaggio e di tutto quello che lo circonda. Forse un pelo sotto le aspettative i disegni di Valerio Held che mi hanno ricordato uno degli ultimi Luciano Gatto a livello grafico, di stile, disegno, espressioni dei personaggi, posizioni. Non so se l'avete notato anche voi, ma la cosa non mi ha fatto saltare di gioia, anzi, cerco sempre di trovare un qualcosa di positivo in ogni disegnatore, in ogni storia, come avete visto fino alla storia precedente, insomma. Anche perché abbiamo visto un Valerio Held diverso qualche storia fa a livello grafico e poi adesso un Valerio Held tornato un po' indietro nel tempo. Quindi sono un po' disorientato anch'io, sta storia quando è stata fatta, non si capisce bene. Vabbè, però sono piccoli particolari che poi vengono a galla, saltano all'occhio settimana dopo settimana, a forza di vedere gli autori che si avvicendano, i disegnatori che cambiano stile, riprendono uno stile vecchio, cercano di aggiornarsi, diventare moderni, non si capisce più nulla. Ma vabbè, vi lascio gustare questa storia e capire se anche voi avete provato le mie stesse sensazioni e poi ne chiacchieriamo, ne parliamo nei commenti qua sotto, va bene? In coda all'albo intervista Riccardo Pesce, l'autore della storia di Paperinik, che troverete sul numero 3419. Il primo episodio di Paperinik e la minaccia dal passato, con i disegni di Giuseppe Facciotto. E poi attenzione, tornerà Mini Prêt-à-Porter. Ho visto proprio ora il Next. Quindi quello che ho detto poco fa, proprio poco fa, a riguardo se Mini Prêt-à-Porter continuerà, ebbene, smentisco quanto detto prima e posso confermare che rivedremo un nuovo episodio, una nuova puntata di questa miniserie anche sul numero della prossima settimana. Beh, sorpresa! Proseguirà il viaggio del Dolore d'Argento, tornerà Topolino le origini, martellate fortissime, Topolinia by night, coprifuoco lì non esiste, e infine Zio Paperone le ricchezze del Serembir, quindi un'avventura alla ricerca di un altro tesoro nascosto e sperduto per lo zione. Bene ragazzi, prima di salutarvi vi invito questo weekend a seguire Nuvole Digitali, un festival del fumetto online che ha organizzato lo staff dello Spazio Bianco, il famoso blog e sito di critica fumettistica a 360 gradi, che vedrà una serie di incontri in streaming, quindi delle live con addetti lavori dello Spazio Bianco, con ospiti e addetti lavori nel mondo del fumetto. Si spazierà, come detto, a 360 gradi tra Disney, Bonelli, DC, tanto tanto altro, musica, video. Chi più ne ha più ne metta, c'è un panel super super ricco di appuntamenti. A partire da questa mattina alle 10, ormai sono già partiti con il primo incontro. Penso la diretta sia sia su YouTube che su Facebook e su Twitch, sui profili sempre dello Spazio Bianco, attenzione. E ci sarà anche qualcosa di Disney, più precisamente domani, domenica alle ore 18, un incontro per festeggiare i 25 anni, celebrare i 25 anni di PK, con Andrea Bramini, bramo dello spazio Disney come moderatore, intervistatore, uomo di casa, che ospiterà Lorenzo Pastrovicchio e Claudio Sciarrone per una chiacchierata PK, tornando indietro nel tempo, a cavallo anche in parallelo al mio progetto PK, che ha visto ospite Alberto Lavoradori domenica scorsa, una chiacchierata lunga, molto tecnica, affascinante sul numero zero di Vroniani. Perciò se volete recuperatela assolutamente. Ringrazio Alberto, è stato veramente emozionante, un onore averlo ospite al The Fisbio Show. Quindi, tornando a Nuvole Digitali, un festival online, perché purtroppo ancora le fiere dal vivo fisicamente non si possono organizzare, non ci si può vedere toccandoci proprio in modo pratico, ma posso dire che questo festival si preannuncia molto ma molto interessante. Stanno scorrendo qua in sovraimpressione i due panel delle due giornate, ma se volete più informazioni andate sui vari profili dello Spazio Bianco, Facebook, Instagram,
Twitter, Telegram, ma anche sul loro sito per saperne di più. Perciò, buona visione, buon festival, complimenti agli amici dello Spazio Bianco, in bocca al lupo, avete organizzato qualcosa di bello, cercherò di seguire più cose possibili nel mio possibile, in bocca al lupo all'amico Bravo, perché anche lui fa parte di tutto questo ambaradam e ci sta mettendo parecchio impegno, passione, amore per questo suo progetto personale. Quindi, cari amici, per oggi è tutto, godetevi i numeri digitali, noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!